Abbiamo adesso un talk a cui tengo molto, che vuole mettere a fuoco le pratiche artistiche e curatoriali di artiste, artisti e curatrici che nel loro lavoro stanno mettendo a fuoco la questione del femminismo e la questione di genere. Ho voluto dare un titolo che mi è molto caro, tratto da un libro di Toni Morrison, amatissima. Not a story to pass on. È una storia, quella del femminismo e delle questioni identitarie all'interno della storia dell'arte, in qualche modo obliterata. Ieri abbiamo parlato di Back to the Future, di quanto i filtri storici siano stati determinanti nell'esclusione di determinate questioni nella storia dell'arte, di quanto sia importante da parte degli artisti, dei curatori, delle curatrici, tornare e mettere a fuoco le problematiche legate alle pratiche delle artiste donne e alle pratiche e alle questioni di genere. Ho invitato a parlarne due curatrici, Paola Ugolini che aprirà questo incontro, Elvira Vannini che con il suo Hot Potatoes e la sua pratica critica curatoriale sta portando avanti un discorso molto radicale sul femminismo. Romina De Novellis, artista presente in una delle gallerie qui ad Artissima con il suo lavoro e che ci parlerà di una residenza, in particolare un progetto residenziale che vede coinvolte in particolarmente le donne artiste. E sull'idea della Taranta e Cesare Viel, artista a me molto vicino, che ha nella sua pratica proprio un affondo nelle questioni di genere, che attualmente ha una grossa mostra al PAC. Abbiamo anche tra di noi Diego Sileo che ne è il curatore. Do immediatamente la parola a Paolo Golini, ringraziando tutti e tutte per essere qui. Grazie. Grazie Anna e grazie a tutti per essere venuti. Io ho molto insistito, devo dire, per essere presente in questo panel perché su quell'argomento c'è molto da dire e secondo me ancora non si dice abbastanza ed è importante che un panel del genere sia presentato in una fiera come Artissima. Indubbiamente le fiere sono dei luoghi dove c'è un passaggio sicuramente superiore che nei musei e quindi affrontare un tipo di argomento come il femminismo e la censura in un luogo del genere vuol dire avere sicuramente una audience più variegata e anche più interessante. E quando con Anna ci siamo sentite per parlare dell'argomento di questo talk, lei mi ha appunto parlato del rimosso, ma per quel che mi riguarda, la parola che più è stata rimossa proprio dal contesto è la parola femminismo. L'ultima mostra che ho curato a Londra si intitolava Feminism in Italian Contemporary Art e ci tenevo moltissimo che la parola femminism fosse proprio sulla copertina del catalogo perché questa parola disturba, offende, mette in crisi moltissimo più le donne che gli uomini. Mi sono trovata più di una volta ad avere delle conversazioni, non tanto con colleghi e colleghe, perché allora lì veramente non avrei tanto problemi, ma diciamo con gli amici, quelli che non fanno parte di questo meraviglioso mondo dell'arte, e più di una volta quando la parola femminismo, femminista, è comparsa soprattutto in relazione a me, alla mia persona, ho notato come le donne presenti si dissociassero subito da questa parola, soprattutto se c'erano dei maschi nella conversazione, dicendo: guarda, ti assicuro, io non sono femminista. Ecco, questo è proprio il patriarcato nella sua forma più alta, ovvero donne. Come può una donna non essere femminista? Che cos'è il femminismo? Il femminismo è in assoluto il movimento rivoluzionario, intellettuale e culturale più interessante ed estremo di tutto il XX secolo. Affonda le sue radici nel 1791, grazie agli scritti di Mary Wollstonecraft e
di un'altra donna, Olympe de Gouges, che nel 1792, in piena rivoluzione francese, decide di scrivere un pamphlet da dedicare alla regina sui diritti delle donne. Ovviamente sia Mary Wollstonecraft che Olympe de Gouges non fanno una bellissima fine. Olympe de Gouges infatti viene ghigliottinata nel 1793. La Vulgata dice che viene ghigliottinata perché aveva dedicato il pamphlet alla regina, ma in realtà il motivo reale per cui viene ghigliottinata è perché aveva osato proporre all'assemblea il fatto che le donne dovessero avere gli stessi diritti degli uomini, e all'epoca l'unico diritto che veniva riconosciuto a una donna era il diritto biologico, e sembrava assurdo che una donna volesse avere dei diritti che non fossero quelli biologici. Ma andiamo avanti. Perché la parola femminismo fa paura? Che cosa c'è di così terribile insito in questa parola? Eppure senza il femminismo nessuna di noi potrebbe portare i pantaloni, potrebbe votare, avere un conto in banca, divorziare, abortire. Sta diventando sempre più difficile, ma ancora ce lo riconoscono. Quindi diciamo che sono dei diritti acquisiti, civili, quasi banali nella loro ovvietà, che però il patriarcato e tutti i governi totalitari o comunque di destra, ogni volta che c'è un problema, tentano di ricacciare indietro e di spostare l'orologio della storia. Quindi essere femministe ed essere femministi dovrebbe essere una pratica assolutamente, come posso dire, non solo normale, ma anche virtuosa per uomini, per donne, per poter anche convivere in maniera armoniosa in questa società. Parliamo di femminicidi. Sono state uccise 120 donne dall'inizio dell'anno ad oggi in Italia, tutte per mano di chi, secondo la stampa, le amava troppo. Ecco un altro caso di censura, ovvero censurare il fatto che c'è violenza, che la violenza è un problema maschile e che le donne sono delle vittime di questa violenza. Quindi scrivere il gigante buono che l'amava troppo, pazzo d'amore, lui la voleva lasciare, l'ha accoltellata. No, 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 non funziona così. Questa è una narrazione tossica, questa è una narrazione che dovrebbe essere censurata, perché la censura dovrebbe far spazio alla verità, e cioè gli uomini non sono in grado di avere delle relazioni paritarie con le donne perché le considerano oggetti. E perché le considerano oggetti? Ma perché c'è una società, una cultura, una storia visuale, visiva, che ha fatto in modo che le donne fossero considerate proprietà del maschio. E questo dalla Bibbia. Eva è nata da una costola di Adamo, quindi è una propagazione dell'uomo. La medicina fin dall'antichità ha pensato che la donna fosse un uomo al contrario, con gli stessi attributi maschili ma all'interno del suo corpo, quindi un uomo in negativo, ma comunque sempre un uomo a metà, un uomo a cui manca qualche cosa. Ma non è così, la donna è un essere completo. E poi mettiamoci sopra anche il carico da 90 della letteratura rosa, del romanzo rosa, del cinema romantico, di questa stupidissima idea romantica per cui una donna è la metà di qualche cosa. Le donne non sono la metà di un cavolo di niente, non sono la metà di una mela che disperatamente cerca nel mondo l'altra metà della sua mela. La donna è una mela intera. Se poi ha la fortuna di incontrare un'altra mela, una pera con cui iniziare una conversazione, bene, ma non è assolutamente necessario. Però ci vogliono far credere che siamo sempre la metà di qualcosa, e questo non va bene. Ma parlando di censura e di sessismo, vi racconto un episodio successo poco tempo fa. Il 9 giugno sono stata a Lugano per festeggiare, lo metto fra virgolette, il cinquantenario del voto alle donne. Che bello, abbiamo avuto il voto 50 anni fa. Evidentemente prima pensavano che proprio noi non fossimo in grado di prendere una decisione, perché erano così spaventati che hanno detto no, adesso le donne forse non è il caso che votino. Però 50 anni fa sono stati carini, hanno concesso il voto anche a noi e ci siamo potute esprimere.
Allora, hanno un artista che seguo, Ceria KPR, ha vinto il premio Bolli, che è una ditta di vestiario svizzera, per il 2019, le hanno dato dei soldi e lei ha pensato con la città di Lugano di investire parte di questi soldi per realizzare un'enorme campagna pubblicitaria estremamente sessista, ovvero abbiamo tirato fuori tutte le pubblicità degli anni 50, 60 e 70 in cui la donna veniva veramente mostrata per quello che veniva considerata, ovvero un simpatico e carino accessorio. Intanto questa è una meravigliosa scritta che abbiamo trovato, che dice che in pratica il femminismo incoraggia le donne a lasciare i loro mariti, uccidere i loro bambini, praticare la stregoneria, distruggere il capitalismo e diventare lesbiche. Beh, ecco, veramente, insomma, no, e chiaramente non è così. Ma la cosa comunque non finisce qui. Questo è un manifesto che invece abbiamo posizionato all'esterno della stazione di Lugano, in cui si vedono le lotte delle suffragette, tanto per capire, diciamo, da dove partiamo. Queste invece sono delle immagini di donne nere di dell'Africa centrale che vengono nei loro villaggi, se per caso nascono con dei segni particolari vengono considerate streghe e quindi allontanate dal villaggio e costrette a vivere fra di loro in degli slum veramente tragici solo perché loro sono considerate delle streghe, perché insomma diciamocelo chiaramente, la donna è stata considerata una mignotta o una strega o una casalinga, diciamo che tutto il resto si fa una grande fatica a riposizionarlo, ma questo è il lavoro del femminismo, di riposizionare il ruolo della donna, la figura della donna e anche le sue competenze all'interno dello schema sociale, che è comunque uno schema sociale che è stato disegnato dagli uomini, al punto che abbiamo un linguaggio così sessuato che se io dico la ministra suona cacofonico, ma se io dico la cameriera è perfettamente accettato, per cui più saliamo nella scala sociale e più diventa cacofonico declinare al femminile le professioni. Beh, questo non va per niente bene, per esempio, quindi dovremmo già iniziare da qui a chiamare le professioni con la loro declinazione: ministra, sindaca, presidentessa, avvocatessa, chirurga e via dicendo. E comunque andiamo avanti. Ecco, questo è un altro esempio di censura. Qui siamo in una spiaggia del litorale, prima diciamo negli anni 30, e ovviamente ci sono delle signore con un costume da bagno col gonnellino, ma c'è un uomo, un tutore della morale, che gira col metro e misura la lunghezza dei gonnellini, perché gli uomini poverini sono degli animali, se vedono un centimetro di pelle in più perdono la testa, si confondono, ma allora che stiano a casa se hanno questo problema così terribile, che se vedono un centimetro di pelle in più perdono la testa. Insomma, quindi forse anche gli uomini andrebbero educati, ed è questo che fa il femminismo della differenza sessuale, partendo da Carla Lonzi: insegnare anche agli uomini a riappropriarsi della loro parte femminile, a fare pace col il loro testosterone e a cercare di convivere armoniosamente con quell'altra parte, diciamo, di umanità che è fatta da noi, senza doverci per forza ammazzare. Questi qua sono i segni che indicano quando una donna è una strega. Poi c'è questa meraviglia assoluta, che è una pubblicità inglese degli anni 70 di pantaloni da uomo. Come vedete ci sono due gambe maschili con un bellissimo paio di pantaloni stirati alla perfezione che schiacciano la testa di una ragazza che è una pelle di tigre, e sotto c'è scritto: è bello avere una ragazza in giro per casa. Io vi comunico che queste pubblicità erano perfettamente accettate, nessuno aveva niente da ridire. Ringraziando il Dio, quando abbiamo invaso pacificamente la città di Lugano con decine e decine di queste affissioni, il giorno dopo, con mia grande gioia, sono arrivate decine di telefonate in comune di gente che protestava, che si sentiva estremamente offesa da queste immagini, il che è un segno positivo. Però nelle interviste che mi hanno fatto ho detto: sì, mi fa tanto piacere, ma
erano accettate, cioè i copyright, i direttori di azienda erano tutti contenti di averle. Questa anche bellissima, e c'è è una pubblicità di calzature maschili sempre degli anni 70, per cui non parliamo del Medioevo, e c'è scritto tienila dove appartiene, ovvero il pavimento. Quindi diciamo che per parlare di rimosso, per parlare di censura, beh, ecco, il femminismo ha veramente tanto da dire. Ma se vogliamo ricollegare i rapporti fra femminismo e arte, perché che sono molto stretti, ci tengo a sottolineare che al femminismo non gliene è mai importato niente dell'arte, ma che ci sono state, ci sono tuttora alcune artiste che hanno inglobato nel loro discorso visivo, nel loro discorso concettuale, quei temi cari al femminismo, come appunto la lotta per l'uguaglianza dei diritti civili e anche le espressioni corporee. Come faccio a... Ecco, adesso io vorrei andare a farvi vedere queste immagini. Mi metti le immagini di quelle del femminismo che non le trovo. Quindi negli ultimi, diciamo, come curatrice mi sono sempre interessata ai rapporti fra, diciamo, arte ed esperienza del corpo in arte. Quindi il femminismo e il lavoro delle artiste donne non poteva che rientrare all'interno di questa tematica. E ho cominciato a fare mostre che avessero come soggetto il femminismo e soprattutto la contrapposizione fra le artiste storiche e militanti degli anni 60 e 70, perché quando è che il patriarcato incomincia ad avere delle grosse bastonate? Nel 68, quando le minoranze, ovvero i giovani, le donne e i neri, cominciano a ribellarsi a un certo status quo che andava sicuramente cambiato. Poi le cose non sono andate esattamente come, diciamo, uno avrebbe sperato, perché oggi ci troviamo in una condizione socio, politico, culturale che sicuramente è meno florida di quella che c'era alla fine degli anni 70, quindi oggi ci troviamo di nuovo in un momento di reflusso, in un momento in cui bisogna ritornare in piazza per combattere per dei diritti che sembravano acquisiti e invece non lo sono per niente. Quindi diciamo che quando le donne incominciano a voler far sentire la loro voce in campo artistico, non possono sussurrare, lo devono far sentire in maniera violenta, in maniera urlata, e quindi abbiamo delle situazioni come per esempio le performance di Girapane, in cui lei si autoinfligge delle mutilazioni. Questa è la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, qui vedete un grande lavoro di Chiara Fumai, un'artista veramente bravissima che purtroppo è mancata 2 anni fa con grande nostro dispiacere. Questo è un omaggio che lei ha fatto a Valérie Solanas. Valérie Solanas è stata l'intellettuale, perché mi piace parlare di lei come un'intellettuale, ma considerata completamente un outsider folle, americana, che ha scritto un libro, un pamphlet, diciamo, per l'eliminazione dell'uomo, perché lei sosteneva che senza gli uomini, tutto sommato, la società sarebbe stata più giusta e più equilibrata. Quindi queste sono un po' di immagini delle numerose mostre che ho curato negli ultimi 5 anni, tutte che hanno questo tema, ovvero o un parallelo fra le esperienze artistiche degli anni della militanza e che cosa è rimasto nel lavoro delle giovani artiste che oggi si trovano a vivere in un mondo che secondo me è più difficile di quello in fondo in cui hanno vissuto le loro madri e nonne, forse no, ma sicuramente madri e zie sì. Ma perché tutto questo è successo? Perché la parola femminismo fa così tanta paura? Ce lo spiega molto bene Susan Faludi in un saggio del 1991 che si chiama Backlash, la guerra non dichiarata contro le donne. Susan Faludi ci fa una spiegazione assolutamente convincente di come il patriarcato, che comunque tiene in mano i mezzi di comunicazione, i giornali, le riviste, la televisione, abbia cominciato una guerra non dichiarata contro le donne, facendo passare il messaggio che
le donne che lavorano troppo comunque sono isteriche, non possono avere figli, sicuramente diventeranno sterili, avranno le rughe molto presto, saranno brutte, cioè tutta una serie di fantasmi, di mostri veramente che sono stati proprio messi lì per spaventare, per demotivare le donne a, come dire, a farsi avanti, a volere il loro posto. Intanto non è necessario, ma chi l'ha detto che bisogna fare i figli per forza? Ma se uno li fa va bene, ma deve essere una scelta razionale, consapevole, non deve essere un'imposizione perché va bene così, perché non l'ha detto nessuno. E quindi se leggete Susan Faludi, io ve lo consiglio vivamente, ecco perché la parola femminismo fa paura, perché la femminista viene immediatamente sovrapposta a una donna brutta che nessun uomo si vuol portare a letto, possibilmente lesbica e frustrata, grassa, ma non è affatto così. Non è affatto così, perché chi ha una coscienza è femminista. Quindi riflettete su questo passo e non fatevi fregare. Grazie. Grazie, grazie Paola. Passiamo alla ricerca, al lavoro di Elvira Vannini, che come vi dicevo da anni è impegnata in riflessioni critico e ricerche intorno al femminismo, in particolare intorno a una piattaforma di scambi di pensieri, di ricerche che si chiama Hot Potatoes. Grazie Anna e grazie per questo invito e l'intervento di Paola, che ringrazio, mi fa un po' ribaltare alcune delle premesse che mi ero insomma posta come ragionamento per avviare questo incontro seppur informale su delle tematiche che hanno diciamo intercettato vari campi discorsivi della mia formazione legate al femminismo. Ovviamente sono tutte considerazioni condivisibili proprio perché soprattutto in questa fase storico, politico, sociale, quando le mobilitazioni femministe, di non una di meno, e quindi con un appunto movimento transfemminista, antirazzista e antifascista, hanno invaso e mobilitato appunto le piazze in Italia. Però vorrei un po' spostare i termini della questione in relazione a quella che poi è la configurazione sociale e i segmenti produttivi del sistema dell'arte dove operiamo. Quindi perché diciamo avviare una piattaforma che appunto intendesse investigare i rapporti tra arte e politica da una prospettiva femminista, come appunto nel caso di Hot Potatoes, e come diciamo fare anche un lavoro sugli archivi, la memoria, eccetera, per quello che riguarda pratiche, saperi e funzioni creative che hanno intercettato il pensiero femminista. E la prima premessa è quella che c'è di fatto il formato discorsivo in cui ci troviamo dentro una fiera e coglie, cioè permette un po' anche in parte di rovesciare la affermazione che appunto faceva Anna, perché il femminismo fa così tanta paura, però è un caso anomalo che nel sistema dell'arte invece potremmo dire perché il binomio quote rosa e mercato, e quindi questa crescente attenzione che si manifesta in grandi mostre, sia in appunto situazioni di mercato, gallerie, istituzioni museali, che stanno invece mostrando un grande interesse per la riscoperta sia di artiste storiche che in qualche modo hanno intrecciato il femminismo in Italia, sia appunto artiste più contemporanee. Certamente una delle questioni è che poi trovandoci appunto ad operare nel contesto italiano la figura di Carla Lonzi e la radicalità e la potenzialità anche conflittuale del suo gesto di fuoriuscita dal mondo dell'arte è indicativa di questa prospettiva, per cui la questione oggi diventa come rompere la cattura neoliberale che il sistema dell'arte fa rispetto a appunto tutta una serie di istanze politiche che nascono nel contesto del femminismo. Quindi non si tratta più soltanto del fatto che nel contesto del sistema dell'arte ci troviamo in una punta avanzata del neoliberismo, anzi in uno dei dispositivi più efficaci di soggettivazione patriarcale, ma soprattutto neoliberale, e nella diciamo recente tendenza, che appunto dicevo di quote rosa e mercato, per cui
e cioè di fatto c'è una grande risonanza, un'attenzione, poi però non vengono, diciamo, facciamo comunque parte di un segmento fortemente invisibilizzato e precarizzato dentro il sistema sociale più ampio. E quindi la questione appunto delle donne artiste, che di fatto sono una componente minoritaria ma non di minoranza nell'ambito appunto in cui operiamo. Però la, diciamo, oltre a questo aspetto, che poi magari sorgeranno altre discussioni tra i vari interventi, un'altra precisazione che volevo fare è quella che il femminismo, anche storicamente, non è nato come un movimento identitario, che anzi la componente più radicale al contrario contesta questo e contesta il fatto che l'identità di genere, che non fa altro che appunto riconfermare un binarismo maschile e femminile, quindi inserirsi in altre logiche appunto di dominio e di appunto asimmetrie tra il maschile e il femminile, di fatto è diventato identitario il femminismo nel momento in cui si è istituzionalizzato. Quindi, insomma, questa era un'altra delle appunto cioè preoccupazioni intese come indicazioni da definire. Poi non so cosa ho perso un po' il filo del discorso. Quindi sì, insomma, sostanzialmente soprattutto mi interessava, e spero appunto poi ci sia l'occasione nel dibattito che ne seguirà, affrontare questa questione che è più invece legata a una appunto presenza, rappresentazione delle donne dentro il sistema dell'arte, ma solo come dato politico che metta a fuoco le asimmetrie e gli squilibri e il fatto che se poi non si interviene dentro dei rapporti di potere o dei rapporti di produzione, cioè di fatto rimane semplicemente una rivoluzione incompleta, come è stata definita da femministe storiche, da Silvia Federici e altri, proprio perché nel momento in cui anche una narrazione che tendeva ad imporre e a, diciamo, spostare la subordinazione, la prevaricazione, la posizione passiva strumentale delle donne dentro un contesto sociale, mi riferisco sempre al sistema dell'arte, che è quello dove appunto l'idea è quella di operare dentro e contro, cioè quindi svelandone anche un po' queste mistificazioni che si accompagnano non soltanto a degli squilibri di genere, ma anche a tutta la questione che riguarda le economie, che suggerivo prima, e che riguardano appunto una configurazione sociale che è basata sulla precarizzazione della forza lavoro, la coercizione al lavoro gratuito e anche la appunto dequalificazione dei saperi in fondo. Quindi queste sono domande che dobbiamo porci insieme al fatto di un'analisi sul perché questa grande attenzione recente e neanche tanto su questioni che riguardano figure radicali. Questo, diciamo, è un'analisi che può essere traslata anche per l'esposizione della radicalità come oggetto politico nelle biennali o nelle altre mostre, non cambia molto la faccenda. Poi non so se ho perso qualche tempo. Mi sembra che siano spunti veramente interessanti, che tra l'altro sono corsi durante questi incontri. Ricordo in particolare il contributo che ha dato alla riflessione Artur Jaffa, che si collega proprio con quello che stai portando all'attenzione, cioè cercare anche di andare oltre questioni identitarie, nel suo caso la lotta dei neri, che più o meno tra l'altro ha la stessa età di quella delle donne, cioè risale agli anni 50-60, e iniziare a pensare proprio a una rivolta intersection, si usa questo termine, che colleghi i diversi pensieri radicali e antagonisti nei confronti di una struttura che è quella economica liberale del capitale, che di fatto ha prodotto una serie di invisibilizzazioni e di oppressioni che accomunano le persone
marginali settori, ampi settori della società, e che in qualche modo l'arte, è vero quello che stai portando avanti, che c'è un trend evidente che sta cercando anche di normalizzare alcune pratiche portandole in un primo piano che è molto rischioso se viene appunto normalizzato. Darei la parola a questo punto a un artista, la prima dei due artisti che avremo come testimoni, Romina De Novellis, che sta portando avanti questa ricerca. Grazie. Attraverso una residenza che si chiama Domus, di cui ci parlerà. Il suo lavoro è presente, come dicevo, nella Galleria Alberta Pane qui in Fiera. Grazie, grazie Anna, grazie a voi tutte e tutti. Scusate, mi sono un po' afona, però sono aiutata dal microfono, ma ogni tanto magari sfiato. Allora, sì, io sono artista performer, artista visiva, per cui questa residenza che invece ho cofondato, chiaramente la devo spiegare attraverso anche il mio lavoro, perché è frutto di una riflessione che parte prima di tutto dal mio corpo e dalla mia pratica. Sono artista napoletana, ma cresciuta a Roma e vivo a Parigi. Do questi elementi, questi dettagli della mia biografia perché sono veramente fuggita sia dal sud Italia sia dall'Italia a un certo punto della mia vita, e per questo che vivo a Parigi da tanti anni ormai, per evidenti motivi, cioè per quello che faccio nella vita, e il fatto di apparire anche come sono e come mi vedete non mi ha mai aiutata veramente, anzi anche oggi sulla fiera sono continuamente vittima di e la mia gallerista Alberta Pane appunto ne è testimone, di insomma, diciamo, complimenti ma insomma come si fa a fare la performer se poi uno c'ha dei bei seni, se poi uno è bella, se poi, quindi questa cosa continua ad essere un elemento di distrazione nel mio lavoro, e quindi è per questo motivo che ho scelto come artista di investire sul mio corpo e di metterlo anche in condizioni di precarietà. Parto da questa frase di De Martino, perché sarà De Martino, lo studio De Martiniano, un altro napoletano tra l'altro, che si è appassionato del fenomeno del tarantismo, che per me è veramente oggetto e soggetto di ricerca del mio lavoro, perché considero che le tarentate, che abbiamo completamente dimenticato, le possiamo considerare le prime performer di Art Brut, anche se nessuno l'ha teorizzato, però sono delle donne che appunto attraverso il loro corpo hanno cercato di ribellarsi a delle condizioni obbligate, delle condizioni estreme di vita familiare, di intimità personale, eccetera eccetera. Quindi voglio partire da questa frase di De Martino che conclude lo studio di De Martiniano, cioè la terra del rimorso, in cui appunto ho sottolineato proprio l'ultima frase dell'ultimo capoverso, in cui appunto dice che questo nel sud, nel nostro sud, nell'Italia del sud, le cose muoiono, le cose si dimenticano, e si dimenticano perché probabilmente siamo indifferenti e quindi diventano piccole. Il tarantismo è diventato qualcosa di cui fregarsene, di cui è diventato un fenomeno minore, un fenomeno periferico, così come la Puglia, così come l'estremo sud, così come il Salento, che oggi invece è soltanto una terra invasa dai turisti. Quindi parto da questa frase per invece ricominciare da qualcosa che appunto fa parte del nostro passato, e quindi ho scelto anche questo lavoro di me che trascina il cadavere di me stessa nelle rovine pompeiane, un lavoro che per me simboleggia appunto la morte di questo sud da cui sono scappata, di cui sono fiera, ma dal quale appunto sono dovuta fuggire. E continuo appunto con Arachne, che ha dato vita a Domus è la residenza di cui vi parlo immediatamente. Arachne è il lavoro che ha dato origine a questa idea di poter anche condividere le mie sensazioni con altre donne. Quella sono io che dall'alba ho iniziato a marciare dopo un anno di lavoro sul territorio, incontrando tutte le associazioni femminili e di genere femminile. Sono partita all'alba da Galatina. Galatina è la città in cui le donne venivano a chiedere la grazia, dovevano scusarsi, dovevano giustificarsi di essere state morse dalla tarantola, di essere quindi diverse, di essere ribelli, di non accettare le famiglie, le obbligazioni patriarcali, fratelli,
fratelli, gli zii, i padri, e quei pochi uomini dello studio De Martiniano, appunto la terra del rimorso, quei pochi uomini che De Martino ha studiato, sono descritti come uomini con sembianze, con comportamenti effeminati. Quindi siamo veramente nella storia del genere, siamo veramente in una problematica di genere attraverso la terra del rimorso, ed è quello che mi interessava, appunto, di camminare con tutte le donne del Salento, quindi di iniziare all'alba a Galatina, dove queste donne venivano a chiedere la grazia, e andare. Che è successo? Ah, sta impazzendo, aspetta, op. Ecco, e andare nel senso contrario delle donne tarantate, cioè sono partita da Galatina e sono andata fino a Punta Ristola, fino alla fine dell'Italia, fino alla fine di questa parte dell'Occidente, all'incontro con le culture che arrivano in maniera disperata verso di noi, che accoglie l'Italia, è terra di accoglienza, o comunque lo dovrebbe essere, o comunque lo è stato, o comunque è il motivo per cui siamo in una condizione anche politica e sociale e sociologica in questo momento in Italia, che è imbarazzante, perché non solo non difendiamo quello che abbiamo, non denunciamo i soprusi fatti, la nostra cultura, ma in più ci fa pure schifo accogliere. Quindi io sono andata invece con tutte le donne salentine contro il senso della vergogna, contro il senso della grazia, contro il senso del perdono, e abbiamo marciato per 14 ore e 70 chilometri circa fino alla fine dell'Italia, fino alla fine di questa parte dell'Occidente. Un altro lavoro che ho fatto e che mi ha portato alla riflessione di Domus è questo lavoro sul matrimonio dei femminielli, in cui appunto mi sono rinchiusa all'interno di un parco di divertimenti come Edellandia, decadente, chiusa, finita, insomma un parco di animazioni finito che non esiste più, con tutta la comunità LGBTQ napoletana, che accoglie invece anche appunto migranti e diversamente abili. Quindi ho fatto questa lunga marcia con loro, finendo, così come invece appunto la tradizione della canderola dei femminielli a Montevergine, che invece appunto, come il tarantismo, i femminielli transessuali, quindi oggi gli omosessuali, si recavano appunto a Montevergine ancora una volta a chiedere la grazia, a chiedere il perdono, scusate se sono diverso, scusate se mi piace lo stesso sesso, scusate se ho voglia di cambiare sesso. E noi invece nel mio lavoro ci siamo rinchiusi all'interno dell'ex OPG, quindi un ex ospedale di pazzi napoletano, in cui appunto con una specie di ronda infinita continuavamo a cercare l'uscita di sicurezza. Questo è l'ultimo lavoro, e poi arriviamo veramente a parlare di Domus, la Sacra Famiglia, ancora un altro lavoro napoletano. Ho attraversato il giorno della vigilia di Natale con tutta la mia sacra famiglia napoletana, che per tantissimi anni non ha mai capito cosa stessi facendo nella vita. Io sono nipote di partigiani e figlia di militari, quindi cioè, per me è stato proprio un problema, proprio insomma è stata una vergogna il mio lavoro per mio padre. Mio padre non capiva perché intanto non mi sposassi, perché intanto non facessi le cose nell'ordine giusto, e poi in più te svergognata te metti pure nuda. Quindi insomma allora ho detto, sai che, siccome non capite un cazzo, scusate la parola, siccome non capite cosa faccio, il giorno di Natale, invece di stare a tavola a mangiare, andiamo tutti quanti a camminare in giro per Napoli con il cenone di Natale. Quindi ognuno di loro, ognuno di noi, ha portato un simbolo del cenone di Natale napoletano. Siamo partiti dal Toro Farnese del Museo Archeologico, abbiamo attraversato tutti i quartieri spagnoli, eccetera, eccetera, il Museo Madre, come si vede nella foto, e siamo arrivati fino alla colonna spezzata al lungomare di Napoli, e tutta la mia famiglia si è immersa, sommergendosi completamente col cenone natalizio, e noi tutti insieme ci siamo annegati. Meraviglioso. Annegati. Grazie. Allora, le tarantate, ecco. 3 minuti, non la farò mai. Allora, tre minuti. Chi sono oggi le tarantate? Perché le abbiamo fatte tacere queste donne. Chi sono oggi e quali sono le terre del rimorso? Questo è stato il motivo per cui ho creato Domus insieme a mio marito Mauro Bordin, che è l'autore di tutte le mie foto. Di questa
evento di questo fenomeno del tarantismo, se voi andate in Puglia nel bellissimo mese di giugno, luglio, agosto, che ci vanno tutti ormai, invaso come che di turisti, l'unica cosa che vi consiglieranno di questo fenomeno è la festa di San Paolo, quindi la processione e la notte della Taranta, quindi un gran casino, musica, festa, ci ubriachiamo, ci divertiamo. In realtà io proietto questa esperienza del tarantismo nelle problematiche del Mediterraneo, come vi dicevo prima, cioè per me, come mi ispiro da De Martino, la vera spiegazione a questa catastrofe in cui bisogna avere vergogna della differenza si spiega culturalmente, si spiega antropologicamente, si spiega nell'educazione che subiamo, che riceviamo ogni giorno in questo paese. Quindi tutto questo lavoro dà voce, Domus, la nostra residenza, dà voce alle donne, alle ricercatrici e alle curatrici di tutta l'area mediterranea. Noi abbiamo fatto la prima edizione quest'estate, abbiamo accolto 52 artiste, curatrici, ricercatrici dell'università, dell'area mediterranea e non solo, perché il Mediterraneo è teatro di battaglie, è teatro di morte, è teatro di catastrofi, è teatro di umiliazione, è teatro di mortificazione, e quindi tutti dobbiamo parlare e denunciare, lo dobbiamo fare insieme a voce alta, e nel Sud Italia si deve fare, perché è il Sud Italia che in questo momento è invaso ed è purtroppo vittima, ed è per quello che la gente parla così, perché l'amministrazione non li aiuta a capire che invece dobbiamo essere terra di accoglienza. Quindi attraverso public talk, attraverso degli incontri con gli abitanti di Galatina, attraverso tutta una serie appunto una programmazione intera che noi abbiamo fatto quest'estate a Galatina, abbiamo dato la parola, abbiamo lasciato parlare altre artiste, altre curatrici, altre ricercatrici, e quest'anno con un'ottica ecofemminista cerchiamo di invece relazionare la problematica del tarantismo, quindi degli abusi di potere delle famiglie patriarcali, del potere patriarcale, non soltanto sulla questione del genere ma anche sull'ambiente. Quindi come sapete in Puglia stanno morendo tutti gli ulivi, non c'è più un ulivo, quindi noi quest'anno cercheremo di invitare da tutta l'area mediterranea gli esperti di guerre, gli esperti di ecologia, gli esperti chiaramente di femminismo, della questione del genere. Queste sono soltanto alcune delle immagini catastrofiche di tutto quello che sta avvenendo nel Mediterraneo, tra cui appunto anche la nostra situazione politica. Finisco quindi con il mio bel paio di tette, cosa che mi è stata detta su uno stand di una galleria d'arte contemporanea che promuove un artista che difende delle teorie femministe. Mi è stato detto più volte questa cosa da persone che sono passate a vedere il lavoro, e che quindi la bellezza sconvolge, dà fastidio, le donne che espongono il proprio corpo ancora danno fastidio, perché se non ci automutiliamo, se non c'è sangue, allora una donna non può valorizzare il suo corpo semplicemente per quello che è, perché lo deve, come dicevi tu appunto prima Paola, la femminista deve essere brutta, coi baffi, coi peli. Invece no, io ho un paio di tette, e me mi ha detto: ah, però guarda, si vedono solo quelle. Ma dimmi se uno deve fare un lavoro per queste ragioni. Quindi vabbè, vi aspettiamo. Comunque finisco con un omaggio a Lina Wertmüller con questo film I Basilischi, che ha vinto appunto premio alla carriera, premio Anna, come ha detto lei, premio Oscar alla carriera a Lina Wertmüller, non solo perché è fonte di ispirazione per il mio lavoro, ma perché questo film è il suo primo film, è stato girato in Puglia, e vi assicuro che se conoscete il Sud Italia nei dettagli, veramente in profondità, se conoscete la Puglia, è interessantissimo questo film. Inizia con il momento della siesta, del dormire. Non è cambiato niente. Tra il mezzogiorno e le 5 non succede esattamente niente. Tutto è fermo. Grazie e vi aspettiamo a Galatina. Grazie Romina. E avendo pochissimo tempo, mi dispiace dover correre verso Cesare Viere e le sue pratiche di questione, questioning identities, che sono presenti oggi in mostra fino al 1° dicembre in una grossa mostra al PAC, come vi ricordavo, Più nessuno da nessuna parte, un suo lavoro curata da Diego Sileo, e un suo lavoro è anche presente in Artissima Telephone, un lavoro dedicato al padre, alle OGR. Do subito la parola a Cesare, cercando poi di fare magari una chiusura ripassando da Elvira, che ha parlato di meno degli altri. Grazie. Grazie, sì, ti ringrazio. Allora, desiderio di far scendere un po' la tensione emotiva, perché sono molto felice di essere qui e di partecipare a questo
incontro oggi, perché devo dire che la questione del genere e dell'identità mi è cara da sempre e mi attraversa da sempre, anche quando ho iniziato a capire qualcosa intorno ai 14-15 anni. Anzi, direi, guarda, rischio anche di non parlare del tutto della mostra, però vorrei mettere a fuoco la partenza per me. E allora c'era un Cesare bambino verso i 71, 72, 70, agli anni 70, c'era un'Italia estremamente interessante e ci sono state due notizie sconvolgenti per me quando ero un bambino alla televisione, cioè prima l'omicidio di Pierpaolo Pasolini, giusto in questo periodo c'è l'anniversario ulteriore. E mi ricordo al telegiornale venivano dette delle cose strane e io chiesi a mia madre: ma che cos'è un omosessuale? Cosa vuol dire omosessuale? Io mi ricordo mia madre che disse, non disse nulla. Quindi già lì ci fu un messaggio che mi fece pensare a molte cose. Quindi c'era qualche cosa che non si poteva dire in famiglia, di cui non si poteva parlare. E poi c'era però una televisione che parlava troppo e male di identità. E poi, prima dell'omicidio di Pasolini, c'è stato nello stesso anno, se non sbaglio, il fatto del Circeo. Quindi la questione della violenza sessuale. E anche quella di Pasolini, in qualche modo, lo era. Quindi c'erano, per me bambino, avevo 7 anni, l'entrata in una percezione di coscienza della sessualità attraverso due fatti di cronaca estremamente significativi e drammatici, quello della violenza alle due ragazze del Circeo, vi ricorderete tutti chiaramente quelle fotografie agghiaccianti della macchina e del bagagliaio che si aprì e della ragazza piena di sangue che era stata trovata dentro ancora viva mentre l'altra era morta, e poi appunto il corpo di Pasolini. Questi due eventi traumatici in qualche modo sono un po' come l'ingresso dentro una problematica di genere, perché poi è venuta la radio, per me è stata molto importante. Io sono cresciuto con la radio, come molti di noi hanno conosciuto storie alla radio. Io allora sentivo, quando avevo sui 15 anni, una trasmissione radiofonica su Radio 3 che si chiamava Noi Voi Loro Donna, curata da Silvia Neonato, da Franca Fossati, da Bia Sarasini, recentemente scomparsa, e fu la prima volta che sentii parlare Bianca Maria Frabotta di Ingeborg Bachmann. E verso i 15 anni comparivano questi autori, queste autrici, e nella mostra in fondo ci sono questi echi. Nella mostra di Milano c'è un lavoro sulla Bachmann, c'è un lavoro sulla Dickinson, c'è un lavoro su Virginia Woolf e c'è un lavoro anche intimo sulle componenti importanti degli sguardi soggettivi. E quindi prima c'è lo sguardo del padre, poi c'è lo sguardo della madre contemporaneamente nella mostra, e poi c'è lo sguardo relazionale, cioè quella dell'amore. Perché devo dire che come artista ho iniziato ad affrontare queste tematiche in un modo molto sincero, grazie anche a Laura Guglielmi, la mia compagna, che ha un ruolo molto importante nella relazione. E qui si parlava di Carla Lonzi, che ovviamente è stato un altro incontro fondamentale, anche grazie alla radio, grazie sempre a Radio 3. Le prime volte che sentii parlare di Carla Lonzi fu sempre a Noi Voi Loro Donna, devo dire. E ovviamente, non vi dico ironicamente, ero visto male in famiglia, perché mi occupavo di cose e dicevo, ma è strano, chissà. Mia madre diceva, lo sguardo della madre, non solo quello del padre, ma anche quello della madre era un po' preoccupato. E il padre era ovviamente silenzioso, preoccupato ma silenzioso, e forse era più preoccupata mia madre, perché affettivamente sentiva che c'era qualche cosa di strano, diciamo, nel farsi di questo ragazzino, no? Diciamo, ma chissà dove va a finire. E poi quando ho incominciato a voler fare l'artista, ahia, ancora peggio, cioè, e poi soprattutto artista su cose concettuali, identitarie, molto complicato, ancora più difficile in Italia e anche negli anni 80-90, non è che... Infatti ho fatto un lavoro poi
che si chiama Domande d'identità in giro per Milano, che è di nuovo un omaggio a Pasolini in qualche modo nel 99, dove chiedevo ai presenti, passanti, che cosa ne pensassero degli omosessuali, del fatto che si potessero sposare, potessero adottare dei figli. Non vi dico che cosa viene fuori, che risposte vengono fuori in una Milano del 1999. L'abbiamo visto, l'abbiamo proiettato di nuovo al PAC con una serata molto bella che ruotava intorno alla figura anche di Mario Mieli e al ritorno di Mario Mieli anche nei saggi che stanno uscendo. C'era la sorella di Mario Mieli ed è stato anche molto... c'è anche il film, brava, giusto, che non ho ancora visto, e secondo me qualcosa sta riaccadendo. Però è vero che c'è questo discorso della normalizzazione che è molto complicato, ed è vero che quando arrivano di moda questi argomenti c'è anche il rischio. È meglio che arrivino di moda, ma comunque c'è un rischio. Ecco, ritornavo su Carla Lonzi brevemente. Volevo dirvi che secondo me io ricordo di Carla Lonzi chiaramente molti testi, ma soprattutto Vai pure per me è stato scioccante, perché ovviamente era il nucleo della relazione uomo-donna ed era il nucleo della relazione di un artista che ha bisogno di uno sguardo intimo femminile per poter in qualche modo caricarsi di energia, e qui va a toccare Carla Lonzi un punto estremamente delicato per un maschio che deve fare i conti con lo sguardo dell'altra, che viene spesso, è vero, lì il discorso è molto giusto, viene spesso utilizzata come uno specchio, e questo lo dice anche Virginia Woolf, e questo l'ho saputo anche grazie alla relazione con Laura. Tendenzialmente l'uomo ha bisogno, lo fa istintivamente, di uno sguardo speculare che lo legittimi, ma non che lo legittimi pubblicamente, lo deve legittimare intimamente. E c'è un buco nero nell'identità maschile, ma ce n'è più di uno, ma secondo me questo è un buco nero molto interessante, sul quale è molto interessante lavorare, e proprio sulla difficoltà del maschio di percepirsi. È strano quello che dico, perché di solito il maschio invece si percepisce come, no? Però nella sua armatura, non si percepisce nella sua fragilità. E lavorare sulla fragilità è un rischio per il maschio, è un rischio, perché si cade in un preconcetto, in un pregiudizio, si cade nello sguardo del padre che ogni maschio ha introiettato. Io stesso ho introiettato questo sguardo del padre, e mi piace, se ho tempo, solo di concludere un minuto, solo due cose sul lavoro sul padre. Mio padre è mancato 2 anni fa e mi è successo, mentre mancava, di percepire con più forza la mancanza di parole che c'è tra padre e figlio, e la sensazione di quindi scavare in un terreno arido che non... dava nulla, dal quale non emergeva nulla, e da questa sensazione psichica forte è nato il lavoro che ho presentato al PAC, si chiama Il giardino di mio padre, gli oggetti sotterrati, e in parte una costola di quel lavoro, ma in un modo diverso, è presente anche qui all'OGR con questo lavoro telefonico sulla storia di una chiamata di mio padre dopo la sua morte, e di una chiamata al cellulare mentre io corro in un bosco. Ecco, sono lavori entrambi che questo è un pezzo della performance che poi è anche un'installazione in mostra, è un'enorme distesa di terra. Dentro questo terreno avevo già inserito gli oggetti del padre, che sono oggetti ovviamente selezionati dai cassetti. Quando manca un genitore, sapete, succede, apri il cassetto, vedi che cosa c'è dentro, tiri fuori degli oggetti anche molto banali, molto quotidiani, il cacciavite, il metro, e ti rendi conto che la relazione c'era, era anche su questi oggetti silenziosi la relazione che avevi col padre, perché non era basata su un'affettività espressa, ma era basata su una serie di regole. Quindi sotterrare gli oggetti e riportarli alla luce per un po', collocarli al centro del grande spazio del terreno, come vedete in questa immagine, e poi tornare a metterci una pietra sopra. Io qui sento anche un famoso titolo di Italo Calvino, una serie di saggi di Calvino che si chiamava Una pietra sopra, ovviamente era per altre storie quella. Per me mettere una pietra sopra non vuol dire tombare la relazione, ma vuol dire in qualche modo ricominciare e elaborare fino in fondo il lutto, però.
E quindi è un lavoro sul padre, ma è un lavoro sul patriarcato e sulla difficoltà di relazionarci come maschi ad un patriarcato in crisi eppure ancora molto potente, forse proprio perché in crisi è ancora più potente a livello inconscio di prima. Grazie. Allora, nonostante l'incapacità a trarre conclusioni, grazie dell'opportunità di chiudere, perché volevo giusto rilanciare una cosa, per quanto sono emerse alcune appunto indicazioni sull'uso del corpo, oppure il linguaggio e varie tipologie iscritte dentro codici, linguaggi performativi, visuali, eccetera, che sono dentro il paradigma estetico e non solo. E vorrei chiudere appunto dalla bella conclusione di Cesare, cioè che in fondo esistono tanti femminismi così come tante forme di patriarcato, e quindi rilancio una cosa che non ho appunto accennato se non brevemente, che una delle ultime interviste pubblicate è dedicata a un'artista indiana, Navjot Altaf, che è attualmente in corso in mostra al Pavi, una mostra curata da Marco Scotini che è qui in sala, e che rappresenta sia un percorso, per quanto diciamo estraneo a delle etichette e definizioni dall'ecofemminismo al femminismo postcoloniale, ma che incarna proprio questa prospettiva politica che fa del paradigma estetico dentro l'arte un campo di soggettivazione forte, che rimanda anche a questioni che non sono semplicemente riconducibili a quelle dell'identità del corpo, ma si innesta in processi sociali molto più ampi. E quindi c'è una lunga intervista che esplora un po' quelle che sono i caratteri della cioè legati a una politica del posizionamento, al come situarsi in rapporti di dominio che non sono semplicemente legati al genere, ma anche alla classe, la casta, la razza, e questioni che hanno a che fare anche con insomma problematiche, cioè in prospettiva ecologica, come è avvenuto fuori dal femminismo occidentale, tra virgolette, o comunque delle narrative occidentali egemoniche degli anni 70, che nasceva con una matrice ecologica. Grazie ancora Elvira Vannini, Paolo Agolini, Romina De Novellis e Cesare Viel per questo prezioso contributo di riflessione. Speriamo di poter continuare in altri luoghi.